Nella cattedrale di Cristo Re questa sera il vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti ha celebrato l'anniversario della dedicazione della chiesa cattedrale, dedicata, come noto, a Cristo Re dell'universo. La dedicazione di una chiesa è un rito che risale all'epoca dell'imperatore Costantino, quando con il suo editto sulla libertà religiosa nel 313 permise ai cristiani di uscire dalle catacombe o dalle case private di costruirsi edifici sacri adibiti al proprio culto. L'avvenimento è descritto con termini di festa dallo storico della Chiesa Eusebio di Cesarea, vissuto nel IV secolo. E ebbe luogo, scrive lo storico, uno spettacolo da tutti auspicato e desiderato, feste di dedicazione in ogni città, consacrazioni di chiese di nuova costruzione, riunioni a questo scopo di vescovi, concorso di genti da regioni lontane e straniere, sentimenti d'amicizia di un popolo verso l'altro, unione delle membra del corpo di Cristo in una sola armonia di partecipanti. Dunque, sensi di gratitudine, di festa, di partecipazione di tutto il popolo sono i sentimenti che guidano non solo la dedicazione, ma il ricordo dell'anniversario di questa dedicazione. La cerimonia antica era costituita dalla celebrazione eucaristica e successivamente si arricchì di numerosi altri riti. Ma la memoria della dedicazione di una chiesa come la chiesa cattedrale ci ricorda non solo che Dio è presente ovunque, e che non avrebbe a rigor di termini bisogno di un tempio di pietre per essere vicino agli uomini, essendo Signore del cosmo e dell'universo. Ma il tempio cristiano ci ricorda che è Cristo. Gesù stesso lo dice nel noto episodio della cacciata dei mercanti dal tempio. Allora il significato di una chiesa edificio proviene dal fatto che al suo interno si ascolta la parola di Cristo e si celebra il suo mistero pasquale. Ma ora sentiamo qualche brano dell'omelia del nostro vescovo nell'occasione di questo 49° anniversario della dedicazione della Chiesa Cattedrale di Cristo Cristo è risorto, alleluia, sì, è veramente risorto, alleluia. Oggi noi celebriamo la dedicazione della Chiesa proprio perché si è compiuto questo mistero. Non ci sarebbe la Chiesa come la conosciamo oggi noi se Cristo non fosse morto e risorto e se non avesse effuso il dono dello Spirito. E allora è in questa dimensione che noi dobbiamo guardare quello che stiamo celebrando.